Abbiamo visto le lezioni precedenti i teoremi sulle funzioni derivabili, la loro applicazione riguardo alle caratteristiche di monotonia delle funzioni, cioè dove la funzione è crescente, dove è decrescente, dove cambia di caratteristica, quindi presenta massimi o minimi, oppure dove presenta dei punti di inflessione, cioè di cambiamento della concavità. La derivata prima e lo studio del suo segno ci informa su dove la funzione è crescente e decrescente. L'altra volta abbastanza velocemente abbiamo visto che la derivata seconda invece ci informa sulla concavità, la derivata seconda negativa, concavità verso il basso, la derivata seconda positiva, concavità verso l'alto. Okay? Questo lo riutilizzeremo a breve quando faremo lo studio completo che porta dall'espressione analitica della funzione al suo grafico. Adesso vediamo qualcosa di un pochettino più legato allo studio della crescenza e decrescenza, quindi alla presenza di massimi e minimi funzioni, e il titolo dell'argomento è problemi massimo tra un attimo capirete di cosa si tratta. Facciamo un esempio, la cosa più semplice. Per esempio abbiamo questo esercizio, potremmo scrivere nell'insieme dei rettangoli di perimetro dato o fisso, determinare quello, cioè quello per quel rettangolo di diagonale minima. Immaginate di avere una cordicella, ok? Con quella non potete né tirarla né allungarla né accorciarla. La chiudete e quello è il perimetro del vostro rettangolo. Però più allungate un lato, più si accorcia l'altro. Ok? Viceversa. Nel rettangolo che ottenete a perimetro fisso, cioè con la lunghezza della cordicella che avete a disposizione, qual è il rettangolo, cioè quali sono le misure dei due lati, base e altezza, in modo tale che la diagonale sia quella più corta possibile. Un problema di minimo. Fissate le condizioni sul perimetro di tutte le diagonali possibili, qual è quella che risulta essere più corta. Quindi ho il mio rettangolo, ci chiamiamo più grande il perimetro, che sia quello che sia, non è importante, chiaramente sarà un numero positivo. Se x è la base e y l'altezza, ok, allora il perimetro sarà uguale a due volte x più y. Di questo modo metti un vincolo ai due lati, se scelgo x determino y e viceversa. Ok? È tutto chiaro? Posto che P è fisso e diciamo scelgo x, allora y lo calcolo come la metà di P, devo dividere per 2 e tolgo x. Scelgo il lato x, la base, ok? L'altezza del rettangolo sarà la metà del perimetro tolto il lato che scelgo. Faccio l'esempio, se P è 10
la base è 1, l'altezza è 4. 10 mesi, 5, meno 1, 4. Ok? Posto che ho x e y, che ancora non le conosco ma so come sono legate, la diagonale di, come la trovo? È la radice del teorema di Pitagora, la radice di x alla seconda più y alla seconda. Ok? Ora, nota bene, qui d posso pensarlo come una funzione di x, perché è vero che qui ho apparentemente due variabili, ma in realtà y è data in funzione di x. Quindi posso scrivere, tutto chiaro fin qua, la diagonale in funzione di x pari alla radice quadrata di x alla seconda più, al posto di x non posso scrivere pi mezzi meno x alla seconda. Quindi questa è una funzione di x, perché pi è dato, è una costante. Ok? Dimmi, prego. Qui, diversamente dalle funzioni che abbiamo visto fino ad adesso, x ha un significato geometrico, non è un numero qualsiasi. X per esempio potrebbe essere meno 10 o meno 50 o meno quel che sia si possa, perché è una distanza, una lunghezza, quindi ha dei vincoli, questi sono importanti, perché per esempio non posso trovare una soluzione che non rispetti i vincoli di quello di cui sto parlando. Sicuramente non può essere negativa. Ok? Se troverò un x negativo ho sbagliato qualche calcolo. Non solo, ma se torniamo un attimo indietro, d'accordo, se al massimo x, il minimo abbiamo detto che è 0, ma al massimo quale sarà? Posto che anche y non può essere negativa, è pi mezzi. Perché se x fosse più grande di pi mezzi, y sarebbe negativo. Quindi i vincoli per x sono 0, estremo inferiore, e la metà del perimetro, estremo superiore. In entrambi i casi ho una situazione degenere, perché il mio rettangolo degenera in un segmento, o tutto verticale o tutto orizzontale. Però sappiamo che oltre quello non possiamo andare. Posto questo, quindi se trovo il minimo, sicuramente è lì dentro. Posto questo, ho una funzione che è analitica, algebrica, irrazionale, okay, e con x contenuto in questo intervallo, x alla seconda è positivo più una grandezza è positiva, qualunque valore io dia di x qua dentro, questa è calcolabile, non ho problemi di dominio in questo senso. Okay? Essendo una funzione irrazionale, scusate, intera, di dominio contenuto, che contiene questi vincoli, la funzione è derivabile, è continua e derivabile, perché è la radice di una funzione derivabile, anche essa lo è. Quindi, se una tecnica per trovare il minimo è quella di andare a vedere dove la funzione cambia da decrescente a crescente. Quindi vado a trovare la derivata e ne studio il segno. È tutto chiaro? Quindi di primo di x, che la derivata del diametro rispetto alla base, x è la base, vale, vi ricordate come deriva una funzione irrazionale? Ho un denominatore, sotto ho 2, la radice della funzione stessa, e sopra ho la derivata del radicando, quindi ho 2x più 2 volte pi mezzi meno x per meno 1. Ditemi se mi torna.
qui c'è meno 1 perché ho n che è 2, la base è la n meno 1, quindi 2 meno 1 che fa 1, per la derivata della base che è derivata meno x fa meno 1. Ok? La riscrivo, posso andare avanti? La riscrivo di prima, due volte. Sopra 2x più, anzi, moltiplichiamo direttamente per il meno 1 e viene questo 2 per meno 1 fa meno 2, poi meno 2 per pi mezzi che fa meno pi e poi ho meno 2 per meno x che fa più 2x. Ditemi se ritorna. Prego. E andiamo studiando il segno. Segno maggiore o uguale a 0. Ok. 2x e 2x fa 4x. Quindi la discussione è fratta irrazionale, ma il denominatore è sempre positivo. Perché in tutto il nostro dominio la funzione è calcolabile e negli estremi la diagonale vale più mezzi. Ok? E quindi non ci pone problemi di segno, perché possiamo limitarci a studiare il segno del numeratore. Quindi ho 4x meno p maggiore uguale a 0, x maggiore uguale a p quarti, che cade dentro 0 pi mezzi, anzi è proprio il punto medio. Di conseguenza abbiamo x più ho 0 più ho pi mezzi. In questo intervallo fuori di 0 e oltre pi mezzi non ho nulla. Il numeratore 4x meno pi è positivo a destra di pi quarti, negativo a sinistra. Il denominatore 2 radice di eccetera è positivo dappertutto. Quindi ho meno più, questa è di primo, quindi il diametro è decrescente, crescente a un minimo in pi quarti. Quindi il rettangolo di perimetro dato che ha diagonale minima è quello in cui il lato misura un quarto del perimetro. Ma se x è pi quarti, quanto vale y? Era pi mezzi meno x, cioè pi quarti. Wow, è un quadrato. Il perimetro, il rettangolo di diagonale minima è il quadrato. Quanto vale il diagonale? Beh, se il lato è pi quarti ed è un quadrato, la diagonale è radice di 2 volte il lato. Quindi se x vale pi quarti, anche x non vale pi quarti, la diagonale è radice di pi quarti al quadrato più pi quarti alla seconda, radice di 2 pi quarti. O radice di 2 quarti pi. E quella massima?
la massima si trova nei casi del genere, perché se torniamo indietro un secondo, se x è 0 la diagonale è pi mezzi, se y è 0 la diagonale è pi mezzi, quindi la diagonale oscilla tra pi mezzi e radice di 2 pi mezzi, pi quarti. Ok? Tutto chiaro? Quest'ora è dura mantenere l'attenzione a lungo. Vi propongo questo problema, il problema del bagnino. Questo è molto profondo, ma sono applicazioni molto importanti, anche se sembra uno scherzo, però ci può divertire anche facendo matematica, non tutti sono d'accordo. Il bagnino ha questo problema, cambio pagina così ho più spazio. Questa in giallo, le mie intenzioni quantomeno, è la spiaggia, c'è la sabbia. Non è la nostra questa. E il nostro bagnino si trova qui. La sua postazione è lì. Chiamiamolo B, con uno spasmo di fantasia vista per bagnino. Poi c'è il mare. Nel mare c'è un mai capitato bagnante, però B per bagnante, B per bagnino non va bene, come lo chiamiamo? Che sta per affogare. Lui sta per affogare. E dice aiuto, aiuto. Ah, aiuto, aiuto, ancora meglio. Aiuto, aiuto. Il bagnino, ovviamente, essendo un bagnino professionista, è conscio del fatto che prima arriva dall'aiuto aiuto, meglio è. Giusto? Tuttavia, la sua velocità sulla sabbia non è quella in acqua. Per quanto sia bravo a nuotare, è molto più veloce sulla sabbia che non nell'acqua. La velocità sulla sabbia è superiore a quella sull'acqua. Quindi, posto che più o meno la riva sia a metà strada, se facesse il percorso rettilineo, impiegherebbe un tempo che non è quello minimo. Perché per fare questo tratto impiega un tempo piccolo, per fare questo tratto impiega un tempo lungo, perché in acqua è più lento che in questo. Gli converrebbe fare in modo che questo tratto sia più corto, conviene che vada, che faccia una distanza inferiore dove è più lento. Domanda: qual è il percorso di tempo minimo? Qual è il percorso che gli consente di arrivare dall'aiuto aiuto prima possibile? Quindi delta t, tempo di viaggio da B ad A minimo. Dimmi, BA? AC. AC.
Non ho capito, velocità in acqua, velocità più sabbia. Se no si chiama H2O, si può scrivere. Ah, acqua! E sabbia. Ok? Qual è il percorso? Diciamo che sia qui il punto in cui passa da una situazione all'altra, dalla sabbia all'acqua. E prendiamo per esempio la perpendicolare in B, questo chiamiamolo l'angolo di arrivo dalla sabbia e questo l'angolo di arrivo dall'acqua. Ok? Il tempo di percorrenza sarà la somma dei due tempi. Il tempo per andare da B a P è il tempo per andare da P ad A. Il delta T totale sarà il tempo da B a P più il tempo da P ad A. Solo che nei due intervalli di tempo le due velocità sono diverse. Che c'è? Ho scritto male. ACA per acqua, AC. E B bagnino sabbia BS. E B SA allora, sabbia acqua. Tempo di percorrenza totale, ripeto, il tempo per andare da B a P più il tempo per andare da P ad A in acqua. Ma questo, il tempo nel primo tratto, supponendo che viaggi bagnino a velocità costante, sarà la lunghezza del percorso BP diviso la velocità nella sabbia. Tempo è distanza diviso velocità. In questo quale la lunghezza di BP fratto la velocità sulla sabbia più la lunghezza del tratto in acqua P A diviso la velocità in acqua. Ok? Descriviamo il nostro sistema utilizzando una coppia di assi cartesiani ortogonali per riuscire a descrivere opportunamente il tempo totale. Allora, qui abbiamo il bagnino B, qui c'è P e poi qui c'è A. In generale B, P e A non saranno allineati, ok? Allora B, posizione iniziale del bagnino, avrà scissa nulla, cioè più comodo, no? Prendiamo le assi delle X in modo tale che la scissa di B sia 0 e ordinata YB, quella che sia non è importante. P ha invece ordinata nulla perché è sull'asse delle X e ha scissa X. Trovare dove è la scissa di P risolve il nostro problema perché sappiamo che strada fare. E poi ho l'aiuto che ha coordinate XA, Y, quelle che siano. Attenzione, YA è negativa. Ok? Ora ci serve calcolare BP e PA. Serve questo tratto e questo tratto. Teorema di Pitagora. BP vale radice quadrata di la differenza delle ascisse, l'ascissa di P meno quella di B, x meno 0 alla seconda, più la differenza delle ordinate al quadrato,
0, quindi ci do un via la seconda. E questo è il tratto BP. Questo, quello sulla sabbia. Poi ci serve PAC. Quindi di nuovo la differenza della scisse XP, anzi XA per una A meno X alla seconda più Y A meno 0 alla seconda. Ditemi se ci siete. Detto questo, il tempo totale vale questa funzione diviso la velocità sulla sabbia, quindi radice di qui lo 0 lo tolgo, x alla seconda più yb alla seconda fratto di s più il secondo tratto pa, cioè la radice di xa meno x alla seconda più y alla seconda fratto la velocità in acqua. Questo è il tempo totale impiegato dal bagnino per soccorrere il malcapitato natante o bagnato. Funzione razionale, irrazionale, pardon, intera, quindi ho la somma di quadrati, nessun problema, continua derivabile in tutto il dominio di R, in tutto il dominio di X, scusate, che va X, che è la porzione di P, va dalla scissa di B a quella di A, che sta qua dentro. Non avrebbe senso andare oltre questo, anziché lo licenzierebbero subito. Ok? Quindi il minimo lo trovo andando a studiare il segno della derivata prima di questa funzione. C'è chi non si preoccupa molto, ma vedete che è più semplice di quanto sembri. D'accordo? Facciamo la derivata. Delta di primo, derivata rispetto a x. Qui ho un ds a denominatore, è una costante, posso portarla davanti. 1 fratto ds. La derivata della radice, l'abbiamo vista poco fa, è una frazione dove il denominatore ho due volte la radice, x alla seconda più yb alla seconda. E al numeratore la derivata del radicando, che è 2x, perché yb è x. Poi ho più, di nuovo uno su b lo porto fuori, uno sulla velocità in acqua, per due volte la radice di, anche in questo caso ho xa meno x alla seconda più y a. La derivata del radicando è 2 volte x a meno x per meno 1, che derivo meno x. Ok? Devo studiare il segno di questa. La riscrivo in questo modo, qui questo 2 e questo 2 posso semplificarlo, così come questo 2 è questo, e ottengo 1 su 2s fratto x sulla radice di x alla seconda più y alla seconda meno xa meno x fratto la radice di xa meno x alla seconda più yA alla seconda. Quindi il punto dove la derivata si annulla è quello a manco un b, 1 su bA in acqua. Il punto dove la derivata si annulla è quello in cui questo termine è identico a questo. Posso portare questo di là,
questa parte è uguale a questa, ok? Ma andiamo a osservare un attimo cosa, che significato ha questo termine x su radice di, ok? La radice, se vi ricordate, era questo segmento, quindi questo posso scriverlo come 1 più stabilità sulla sabbia x fratto bp. Poi questo deve essere uguale affinché la derivata sia nulla, quindi delta t' uguale a 0 comporta che 1 su b in acqua per x a meno x su la radice di double tratto pa. Ma questo, anzi qua in giallo, mi dice niente? No, certo che no. Torniamo indietro. La x è questa, x di p, e questa è il segmento. Questo è un triangolo rettangolo. Abbiamo dipinto prima l'angolo alfa sulla sabbia. La x è il catento opposto ad alfa, questa è l'ipotenusa, o il seno di alfa s. Analogamente, questo è il seno di alfa in acqua. Quindi la posizione di tempo minimo era quella in cui il rapporto tra il seno di là dell'angolo con cui arrivo sulla linea sabbia-acqua fratto la velocità della sabbia è identico al seno dell'angolo con cui arrivo parto dall'acqua sulla velocità in acqua. Il rapporto tra queste due grandezze, okay, si bilancia per dare il tempo di percorrenza minimo. Dove, torniamo qua, dove la velocità è più grande, affinché il rapporto sia identico, l'angolo avrà un seno più grande. Quindi, dove mi muovo più rapidamente, questo sarà più grande, per cui questo tratto si sposterà verso destra. Ma non più che tanto, perché il rapporto tra seno di quest'angolo e velocità sulla sabbia deve essere uguale a seno di quest'angolo diviso la velocità in acqua. Quello è il percorso lungo il quale, facciamo un disegno, il prodotto tra il seno di quest'angolo, il rapporto tra il seno di quest'angolo e la velocità sulla sabbia è uguale al seno di quest'angolo fratto la velocità in acqua. Velocità grande, angolo grande, velocità piccola, angolo piccolo. Il risolvere il problema del bagnino. Facendo in modo che il tempo di percorrenza sia minimo. Perché è importante lo riscrivo, Sen alfa S su BS è uguale a sen alfa A su BA. Peccato che non abbiamo fatto ottica, perché questa è la legge di Snell. Le lenti funzionano in base a questo principio. Questa è la rifrazione. Quando un raggio luminoso
esce da un mezzo ed entra in un altro, aria vetro. La rifrazione, cioè il fatto che l'angolo di incidenza è deviato, rispetto a questa legge. Se ho lo stesso problema, questa è la normale, questo è un raggio incidente, questo è l'angolo di incidenza, qui arriva la luce, questo è aria, per esempio, qua ho vetro. Questo angolo di rifrazione la legge che regola la rifrazione è esattamente identica a quella del bagnino. Perché? Perché la velocità con cui un raggio luminoso si propaga in un mezzo, B, è data da la velocità nel vuoto, che è la massima possibile, diviso un numerino che si chiama indice di rifrazione. Per esempio nel vuoto è 1, nell'aria, nei mezzi, nell'acqua è maggiore di 1. Di più grande questo numero, più lento è il raggio luminoso. Ok? La legge di Snell, la quale dice, regola come si comportano i raggi luminosi, dice che il prodotto n, indice di rifrazione, per il seno dell'angolo in quel mezzo è costante. Ma il nostro n è proprio inversamente proporzionale alla velocità. Qui n vale c su v e noi avevamo proprio la via denominatore, quindi la legge è esattamente la stessa, a parte se la moltiplico per C trovo esattamente la legge di Snell. Sulla rifrazione, tutti quelli che costruiscono apparecchi ottici, lenti, occhiali, macchine fotografiche, videocamere eccetera, non fanno altro che applicare questo. Ma come l'abbiamo ottenuta? Qual è lo scopo del bagnino? Minimizzare i tempi. Lo scopo del bagnino, per salvare il bagnante, è arrivare il più presto possibile. Questo in ottica si chiama principio di Fermat. Di tutte le strade possibili la luce sceglie quella più breve. Ragiona come il bagnino. Per questo vale la legge di Snell. Perché quello è il percorso più breve. Qualunque altro percorso comporterebbe tempi più lunghi. Quindi il bagnino, scegliendo quella strada, ha avuto un'idea luminosa. Basta così.